Wangari Maathai è stata una figura straordinaria nella lotta per i diritti umani, l'ambientalismo e l'emancipazione femminile. Nata il 1 aprile 1940 a Nyeri, in Kenya, Maathai è conosciuta soprattutto per aver fondato il Green Belt Movement, un'organizzazione ambientale che ha piantato milioni di alberi in Kenya per combattere la deforestazione e migliorare le condizioni ambientali e socio-economiche. Maathai ha avuto un'educazione fuori dal comune per una donna africana della sua generazione. Ha studiato biologia presso il Mount St. Scholastica College negli Stati Uniti, dove ha conseguito il Bachelor of Science nel 1964. Ha poi ottenuto un Master of Science presso l'Università di Pittsburgh nel 1966. Al ritorno in Kenya, ha continuato i suoi studi e ha conseguito un dottorato in veterinaria presso l'Università di Nairobi, diventando la prima donna dell'Africa orientale e centrale a ottenere un dottorato. Nel 1977, durante la Giornata Mondiale per l'Ambiente, Wangari Maathai con altre donne piantò 7 alberi in un giardino appena fuori dalla città. Nacque così il Green Belt Movement, un'iniziativa che mirava a piantare alberi per conservare l'ambiente e migliorare la qualità della vita delle donne rurali. Il movimento ha avuto un impatto enorme, promuovendo la piantagione di oltre 30 milioni di alberi in tutta l'Africa. Questa iniziativa non solo ha contribuito a combattere la deforestazione, ma ha anche fornito mezzi di sussistenza alle donne, promuovendo l'emancipazione femminile. Maathai non si è limitata all'ambientalismo. È stata una voce fortemente critica dei governi corrotti e ha lottato per la democrazia e i diritti umani in Kenya. Ha affrontato numerose difficoltà, compresi arresti e aggressioni, ma ha continuato la sua lotta. Nel 2002, Maathai è stata eletta al Parlamento del Kenya e diventa Vice Ministro dell'Ambiente e delle Risorse Ambientali dal 2003 al 2005. Il contributo di Maathai è stato riconosciuto a livello internazionale. Tra gli altri premi nel 2004, è diventata la prima donna africana a ricevere il Premio Nobel per la Pace. Il Comitato del Nobel ha riconosciuto il suo lavoro per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace. Wangari Maathai è morta il 25 settembre 2011, ma il Green Belt Movement continua il suo lavoro e Maathai è ricordata come una pioniera dell'ambientalismo e dei diritti delle donne. La sua vita e il suo lavoro hanno ispirato milioni di persone a combattere per un mondo più giusto e sostenibile. Maathai ha anche scritto numerosi libri, tra cui Solo il vento mi piegherà, La religione della terra, Amare la natura per salvare noi stessi, La sfida per l'Africa. Questi testi offrono una visione profonda del suo lavoro e delle sue convinzioni e possono certamente essere fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno a cuore gli ideali per i quali ha combattuto. La sua dedizione alla sostenibilità ambientale e all'emancipazione delle donne l'ha resa una delle figure più importanti del XX e XXI secolo.